Ciao ragazzi, come sapete sto passando un mese a Shanghai, che è una città per tutte le tasche, piena zeppa di zone fighissime, ristoranti costosissimi e locali pazzeschi, ma non è di certo priva della sua personalità cinese. Come sapete sono sia un amante del cibo cinese che del cibo economico, così anche a Shanghai sono andato in cerca di cose da mangiare a meno di un euro. La prima zona che ho visitato è stata quella dello Yuyuan Garden, una zona molto turistica e quindi non trovi gli affari migliori, però è molto comoda se sei appena arrivato. E mi sono fatto scortare da degli italiani che vivono qua a Shanghai ormai da un po' e quindi mi stanno aiutando a capire cosa mangiare. 3 per 15. Penso che dentro ci sia qualcosa però. Sì. Costa mezzo euro. Questo costa neanche un euro e cos'è? Prendo questo e questo e quello. Ok. Allora questo qua è tipo un raviolo, ma all'esterno non è come ravioli, ma è del pane super allapposo, tipo pasta sfoglia. Va bene. Anche le cose devo assaggiare. Ma questo costava tipo 4. Questo era meglio se lo chiedevo salato, però. Non mi piace questo qua. Lo Yuyuan Garden era terribilmente affollato. Volevo provare alcune cose, ma ho preferito cambiare zona e tornare un altro giorno con meno folla. Ragazzi, in questo momento mi trovo a Yunnan South Road, che è vicinissima a mio residence, ed è una zona di mercati, ristorantini locali e street food, e quindi mi sto facendo un giro in cerca di cibo a meno di un euro. Ho trovato un baracchino con un sacco di fila dove facevano delle robe fritte ripiene, le ho viste in tutte le salse qua a Shanghai. Sono tipo dei pancake salati fritti con dentro della roba, della carne e delle verdure, e costava 4 yuan, quindi circa 50 centesimi. Camminando a caso ho preso un raviolone fritto, una sorta di panino pieno di carne, altri 4 yuan, molto buono. E ora sono in cerca di ravioli. Ho pagato 2 euro per 8 ravioli normali, erano quelli del sud, quelli con il mais dentro. Qualche giorno dopo sono tornato allo Yuyuan Garden per riuscire a mangiare finalmente quel grande raviolo pieno di brodo che da tempo agogno, la prima di venire qua in Cina. Più siete in centro, più è turistico, più costa lo street food. L'ideale è andare un pochino lontano, in zone dislocate, anche non nei mercati, semplicemente camminando a caso trovate street food veramente a un decimo rispetto a qua. Se venite qua di domenica ad ora di pranzo, ad ora di cena, trovate delle file chilometriche, e quindi io sono venuto qua alle 3 del pomeriggio di giovedì. Qua domenica scorsa ho preso questi qua e questo qua a meno di un euro, era molto buono. C'è un odore pazzesco. Volevo prendere questo tipo di raviolo da prima che arrivaste qui a Shanghai. Questo raviolo costa addirittura 25 yuan. Però non è facile da mangiare, mi sono appena buttato addosso. Sono arrivato a questo punto e adesso inizio con le bacchette. Qualche giorno dopo ho raggiunto Federico e Mario nella loro zona per andare dal loro raviolaro di fiducia. 50 centesimi due shumai e 50 centesimi due robao. Ottimo, ma questo cos'è? Perché robao? Non è un baozi? In questi giorni in Cina ho scoperto che c'è un po' di confusione nella nomenclatura dei ravioli. I tanbao a Shanghai sono quelli che in generale vengono chiamati Shaolongbao, parola che però in altre zone della Cina corrisponde invece a dei piccoli baozi. Baozi però è una parola che indica genericamente qualsiasi cosa panosa, e i baozi di carne là si chiamavano robao. Dovete andare un po' a caso. Mi hanno portato in un posto dal nome sconosciuto in cinese, quindi non riesco a leggerlo, ma sta esattamente accanto all'uscita 4 della metro Anshanxinzu, quella metro là. Cosa abbiamo preso? Raccontiamo un po'. Tangbao, ravioli tipici di Shanghai con il brodo dentro. Ravioli con il brodo dentro. E due shumai sono 50 centesimi. I robao con la carne, 50 centesimi. Delle verdure un euro, queste qua. Devo dire buono. Quello viene mangiato per colazione. Sì, me lo ricordo. Uno solo di questi quanto costa? 2 yuan e mezzo. Devo dire uno tra i baozi più buoni che abbiamo mangiato. È una catena che in tutto Shanghai. È una catena, dove stanno gli altri? Scannerizzi questo codice con WeChat, ti apre il menu, sono arrivati gli altri ravioli. E noi per tutto questo ben di Dio abbiamo pagato in tutto circa 8 euro. E non penso riusciremo a terminare. Sarà difficile, eh? È tanta roba. Sì. E questi qua costano 1 euro e mezzo. Buoni buoni. Ma sotto cosa c'ha? Cos'è questa cosa? Ah, quindi sono cotti nel latte grasso, nel burro? Facci piano, eh. Non scoppia. Sono pesanti questi. Questi sono proprio micidiali. Lo shaomai invece è decisamente più buono di quello che ho preso al Yuyuan Garden, e costa anche la metà, esattamente la metà. Devo dire molto buono. Sono un po' piano però. Ragazzi, in questo ristorante c'è anche l'acquetta gratuita. La mia borraccia è già piena, quindi riempio il bicchiere. Pazzesco. Ma qua è calda o fredda? Fredda a destra, calda a sinistra. Pazzesco. Stanno prendendo delle verdure, immagino. Non so cosa state facendo. Uova. Delle uova. Quanto le pagate? È tipo uno che vende 10. Ah, uova, cipollotta. Un euro, preciso? Quante uova? 10 uova. Ottimo, 10 uova un euro, mi sembra un ottimo affare. È un posto terrificante. E quanto costa? 5. Yes, one. Dica. Ho preso questa, purtroppo non sono esperto, perché mi piacerebbe dare anche informazioni precise su questi cibi, ma qual è il nome di questo cibo secondo Piadina. Te? Piadina. Piadina, nome ufficiale qua in cinese.
ed è fondamentalmente questa focaccina che riempiono di grasso, carne e verdure e la cuociono all'interno di questo bidone, fondamentalmente spiaccicandola al lato del bidone, quindi però buono, è buono. Tu l'hai mai provata? Io la prendo, sì. È proprio buona. Abbiamo un altro po' di street food, questa volta invece dolce. Vorrei provare la cheese tart, che costa 50 centesimi, e ci sono i pastéis de caramel, che costano sempre mezzo euro. Io ce l'ho bruciato. Vorrei provare questa qua che... per me dai burro. Ho una 10. Questa sarà buona. Non ho mai mangiato gli originali. In Portogallo? No, mai. E anche in università mi spacco queste cose qua, quando ci danno di snack tra una lezione e l'altra. Il mercato e i ravioli costano 8 yuan. Questi due costano 6 yuan e 7 yuan. La pizza costa 5 yuan, il panino con la mortazza 4 yuan. Non è male. Allora, costa meno di un euro. C'è un uovo, c'è l'erba cipollina, ci sono altri semi vari, dei cracker, una sorta di piadina, una salsa. Non è male, per 6 yuan è validissimo. Siamo in zona Madame Lu. Sì. Ok, e sono qua con i miei amici Momoka e Massi e mi stanno portando a provare un po' di ravioli, un po' di roba in giro qua, un po' di street food. E il punto è che non ci sono tantissime aree accentrate con lo street food, semplicemente ovunque. Ci sono tantissimi postini, baracchini che fanno i miei famosissimi, amatissimi baoz. Ne avevo presi due lungo la strada. Mi hanno fatto provare il baoz con funghi e verdure e, come si chiama, lo glutinoso? E il Jones, che è riso con colla dentro, dentro una foglia di bambù, molto buono, molto economico, devo dire, riempie anche abbastanza. E costava 5 yuan. 5 yuan. Okay. Invece per altri 2 yuan mi sono preso un baoz con verdure e funghi. E qua mi sono lasciato ispirare perché c'hanno i baoz con dentro la crema di fagioli rossi, che a me non piace, ma Momoka ne va pazza. E quindi ora ne ordiniamo un paio. E costano tutti quanti 2, 3, 4 yuan. Dai 25 ai 50 centesimi sempre. 3 ravioli meno di un euro? Che bomba! Tu poi, a differenza dei jiaozi, questi qua in Italia non ci sono. Questa qua è la tipica colazione di un cinese. Qua su questa strada è pieno zeppo di ristoranti, ristorantini e street food. Mi manca quello, pane fritto fondamentalmente, ed è una tipica colazione pure questa. Come si chiama? Yo, ciao. Ne volete un paio, uno? No, grazie. È troppo olioso. Okay. Meglio. Sono finiti perché sto per colazione. È quasi fa 2 ore ora di cena per i cinesi. Comunque, Shanghai è letteralmente disseminata di venditori di baoz. La vera verità è che se andate in posti tipici, di cose che costano meno di un euro, ne trovate in infinità. Non serve neanche fare un video che vi dice dove andarla a prendere, perché stanno letteralmente ovunque. Basta uscire dalla zona centrale centrale e stanno veramente ovunque. Cos'è che costa uno yuan, secondo te? Penso quelli vuoti. Il pane vuoto, no. Mi prendo anche un altro baoz, il terzo della giornata, ma questa volta fritto. Sì, da. Ok. Madonna, ti sei... Com'è? Uovo. Siamo in un ristorante e Massi si è preso del latte di soia e mi ha detto: qua i cinesi vanno pazzi per il latte di soia, se lo prendono sempre a colazione. E ha detto: proviamo questo latte di soia, costa 4 yuan, quelli 50 centesimi. È praticamente un litro di latte. Ah, è meno denso del latte, è molto acquoso. È molto buono però. Forse caldo sarebbe più buono. Momoka invece si è presa per 7 yuan, quasi un euro. Ragazzi, guardate cos'è. È tipo acqua fredda con lenticchie, polvere di lenticchie. A me piace. Ma che ti piace? È disgustoso. Anche questo qua si usa spesso per la colazione. Un po' al vino, forse. Come l'altra volta, volevo vedere cosa c'era invece dentro i mini market che stanno qua in Cina, che è piena di Family Mart o di altri. I combini, che dovrebbero essere convenience store, non sono così convenienti se andate nei ristoranti locali. Costa di meno andare in un ristorante locale che comprare in un convenience store, che è conveniente non per il prezzo, ma magari perché è vicino a casa, perché ha cose confezionate. Allora, partiamo dai dolci. E qua in realtà veramente è la sagra delle cose che costano meno di un euro. Questo qua costa 5 yuan. E a me fa impazzire. Me lo metto al microonde ed è veramente buono. I gelati pure non sono affatto male. Guarda questo quanto ispira. Il gelato bubble tea. Io me lo prendo il gelato bubble tea. Quanto costa? 12? 12 yuan, no, costa più di un euro. Poi abbiamo, qua abbiamo i tramezzini imbustati che fanno molta paura, 6,80. Abbiamo i budini che costano 7,80, quindi un euro preciso. Costicchia Family Mart. Qua abbiamo noodles istantanei, 6,60. Che poi è strano perché questo è piccolo e costa 6,60. Questo è grande e costa 6,80. Ma la cosa più bella sono i cibi già pronti. In tempi disperati, quando sono un po' disperato, vengo qua a Family Mart e prendo i baoz del Family Mart, vedi? Jiaozi sono 6, quindi i ravioli normali 6 yuan. Il baoz costa 2,5 yuan. Però non solo, qua abbiamo altro cibo. E la cosa peggiore, cioè questi cosi che non ho mai avuto il coraggio di provare, che costano 5 o 3 yuan e sono veramente spaventosi. E non penso che li prenderò mai. Allora, consumiamo il cibo. Scartalo, Momoka. Vedo tipo delle palline di tapioca dentro, quindi appunto gelato al bubble tea. Ma che consistenza ha? Un po' gelatinosa. No, sa davvero tantissimo di bubble tea. È proprio buonissimo. Se c'è anche il caramello. Ciao amici, sono in metro e stiamo andando dall'altra parte della città con un solo scopo, cioè quello di mangiare il baoz alla pizza. Voi
Il ristorante purtroppo non è un ristorante, ma è un baracchino nella metro. Ma siamo sicuri che non ce ne siano altri? Baozi è la crasi fra baozi e pizza. E sono ravioli pieni di pizza e formaggio. Molto poco italiani in realtà. Un raviolo costa tra gli 8 e i 12 yuan e sono accettabili. Per mangiare ci siamo seduti da Dunkin' Donuts e abbiamo mangiato come degli assassini, giustamente. Ci siamo abbottato le ciambelle, sono arrivati i... Dai, apri, apri. Come facciamo a sapere a che gusto sono? Ok, se me lo passi me lo mangio. Bene ragazzi, spero che questo video sul cibo a Shanghai vi sia piaciuto. C'è molto altro in realtà da mangiare a Shanghai perché la cucina cinese è veramente vasta. Questa era solamente la mia esperienza sulle cose che appena arrivato sono riuscito a trovare a meno di un euro. Ma se cercate ne trovate veramente tante, basta uscire dal centro e basta andare nei posti locali che non sanno parlare inglese. Mi raccomando, seguitemi su Instagram per sapere quello che sto facendo in giro per il mondo in tempo reale, anche sul canale per non perdere i prossimi video qua dalla Cina e in generale dal resto del mondo, perché come sapete sto facendo 12 città in 12 mesi. E questo, ciao!